Davide lì. Eh beh, sicuro, però. Esattamente lì. Vabbè. Lui, lui è per la... Commento sulla ottica. Su bestemmiare? C'è il minimo. No, scherzo. Commento che abbiamo fatto, l'abbiamo buttata via, sinceramente. Abbiamo un attacco, secondo me, ancora primordiale, nel senso che veramente mancano automatismi. Abbiamo parlato con quei ragazzi adesso e non c'è, diciamo, non c'è quella fluidità, quella libertà di pensiero che ti permette di anche giocare un po' col tuo istinto, così ci sentiamo tutti un po' col freno a mano tirato, perché manca questa capacità di giocare insieme in modo automatico. E abbiamo davanti una settimana, per cioè il lato troppo positivo di non fare le coppe e avere una settimana lunga per lavorare, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e niente, e poi per il resto rimbalzi in attacco troppo concessi e direi che potevamo gestire anche molto meglio l'ultima azione, cioè la loro ultima azione in attacco. Tu sei rientrato a Reggio Emilia dopo un anno ad Avellino e sei rientrato senza praticamente i grandi vecchi, dopo comunque sono andati via Kaukenas, dopo Lavrinovic. Che differenze avverti proprio nel metodo di gioco con loro e senza di loro? Ma io sono venuto qua sapendo questa cosa e motivato dal fatto che sarebbe stata una squadra piuttosto giovane, con tanti italiani, dove ok, mancavano questi punti di riferimento che c'erano, però era il dato positivo e che era che le responsabilità sono un attimo distribuite, quindi era bello che ognuno avesse un effetto importante, cosa che è così, di fatto ogni giorno potrebbe esserci un protagonista diverso in questa squadra, però chiaramente dobbiamo adattarci, non solo con me, ma anche con i nuovi giocatori. Abbiamo avuto una preparazione in cui siamo stati per molto tempo molto infortunati, abbiamo bisogno di lavorare tanto perché qui passa in fretta, dobbiamo cercare questo entusiasmo della nostra gioventù e della voglia di giocare insieme, perché sennò andiamo avanti. Ale, a posto? No, o ne vuoi un'altra? Ah? Vabbè, poi in chiusura mi fai una battuta delle due. Ah, boh, certo. Comunque sia, stavi per essere anche tu protagonista di questa partita, però quei tre falli ti hanno messo un po' KO, tra virgolette, quei tre falli in un minuto. Ce n'era secondo me uno su tre. Però vabbè, questo è capita. Vabbè, dai. Prospettiva per il debutto in casa contro in casa. È vero, giocare da Bologna. Esatto. Ma prospettive, confido nel pubblico reggiano, nel calore che ci mette, nell'aiuto che ci può dare, e confido soprattutto però nella buona settimana degli allenamenti che faremo, perché credo che sia la voglia e il bisogno di farlo. Invece in prospettiva proprio futura, cioè il campionato avrà una squadra che ucciderà tutte come Milano, o c'è qualche squadra tipo Reggio, tipo Tirose? Milano sicuramente, ma come fatto sempre, sulla carta è superiore alle altre, bisogna vedere se riusciranno a mantenere questo gruppo, nel senso la voglia di vincere insieme le partite, a creare un gruppo con la G maiuscola, allora in quel caso saranno veramente difficile da battere, però non è detto. Reggio dove può arrivare? Il nostro obiettivo è assolutamente adesso la Final Eight come primo obiettivo, perché ragioniamo passo per passo e ovviamente domenica. Però io confido nel gruppo, credo che ci siano tutte le qualità per far molto bene. Ok. A posto.